Quella che raccontiamo questa sera è una strana, brutta storia di grotte e di lupi. A raccontarla in questo modo, con una donna che ritorna a casa da sola la notte, un branco di lupi in agguato e una grotta misteriosa, la storia di Lea sembrerebbe quasi una favola, una di quelle dei fratelli Grimm o di Perrault. Ma non è così. Perché la storia di Lea, Leonarda Polvani, è accaduta veramente. È accaduta in una città e i lupi qui sono lupi cattivi, lupi mannari, di quelli che fanno paura ai bambini. Se fosse una favola, la storia di Lea sarebbe ambientata in una foresta incantata o in una misteriosa brughiera di un paese del nord. E invece è accaduta in una città, una moderna e solare città italiana. Siamo a Bologna, a Casalecchio di Reno, in via Serenari numero 5. È il 29 novembre 1983. In una favola, Lea sarebbe una principessa o una bambina che si avventura in un sentiero nel bosco. Qui, nella realtà, Lea è una ragazza di 28 anni che torna a casa verso le 8 di sera, dopo una giornata di lavoro. Torna a casa in macchina, in un quartiere tranquillo a 20 minuti dal centro di Bologna, in una strada tranquilla da residenti, e scende nel garage per parcheggiare, come fa sempre. Lascia la macchina nel box, dietro a quella del marito che l'aspetta, di sopra, in casa. Prende anche un sacchetto che contiene una confezione di uova da 6 e un pentolino con i resti del pranzo e torna fuori. Da lì, dall'imboccatura del piccolo tunnel che porta ai box fino al cancello del condominio in cui abita Lea ci sono più o meno 5 metri. 5 metri di strada, di quella strada tranquilla da residenti, in un quartiere tranquillo, a 20 minuti dal centro di Bologna. In quei 5 metri Lea scompare. Scompare, svanisce. Come se non fosse mai esistita. Il cancello non si apre, il portone d'ingresso del condominio non si apre, Lea non sale le scale, non infila la chiave nella serratura, non torna a casa. Scompare in quei 5 metri di stradina tranquilla. Sembra un film di Roman Polanski. Sembra Frantic, con il marito che sta aspettando la moglie, che si è allontanato un momento e poi invece non si trova più. Il marito di Lea, infatti, è a casa e la sta aspettando, perché sa che deve rientrare da un momento all'altro. Quando è uscita per andare a lavorare quella mattina alle 7:30, Lea gli ha detto che sarebbe arrivato un po' in ritardo, poco male, anche lui sarebbe rientrato un po' in ritardo per la cena. Ma adesso sono le 8 passate e a quell'ora Lea avrebbe già dovuto essere lì. Il marito di Lea si preoccupa, chiede ai suoceri che abitano davanti, sullo stesso pianerottolo, se Lea sia con loro, ma non c'è. Anche la madre di Lea telefona un po' in giro, ma nessuno ne sa niente e la preoccupazione del marito comincia a diventare timore. Poi scende in garage per prendere la sua macchina e andare a cercarla e allora la sua preoccupazione diventa paura. Perché dietro la sua macchina vede quella di Lea e ne sente il cofano che è freddo, sì, ma non ghiacciato. Dov'è finita Lea? Dovrebbe essere lì, dovrebbe essere già salita, dov'è? Sono quasi le 11, quando il marito di Lea prende il telefono e chiama i carabinieri per denunciare la sua scomparsa. Per 4 giorni non succede niente. Lea è scomparsa, come in quel film di Roman Polanski, o come in quell'altro, L'uomo che sapeva troppo, di Alfred Hitchcock. Articoli sui giornali, fonogrammi alle questure e alle caserme, telefonate agli amici, niente. Lea è scomparsa. Dov'è? A Bologna c'è una grotta. Ce ne sono tante sopra San Lazzaro, scavate dai fenomeni carsici dell'Appennino. Però quella è una grotta diversa. È una cava di gesso abbandonata, nata 8 milioni di anni fa. Adesso è una grotta bellissima, ben tenuta, che serve come percorso didattico per i bambini. È ricca di minerali
ed è anche rifugio per una colonia di chirotteri, di pipistrelli, tra le più grandi d'Europa. Allora però, nel novembre 1983, quella grotta era molto diversa. Proprio perché era così nascosta, fuori mano e tranquilla, la grotta sul Monte della Croara era servita al traffico degli stupefacenti, al traffico delle armi, ai convegni della malavita e anche alle messe nere dei satanisti. Un brutto posto quello, un posto da lupi. Forse proprio per quello, perché è un brutto posto, la mattina del 3 dicembre due guardie a caccia che battono la zona si avvicinano alla grotta per controllare e notano che il filo spinato che chiude le due ante del cancello è stato tagliato. Tagliato da poco, visto che i due capi del filo sono lucidi e non ancora ossidati. I due guardie a caccia entrano, superano un primo spiazzo che delimita l'ingresso della grotta. Entrano in un secondo e lì, poco prima di un piccolo dirupo che scende in un altro ambiente, più nascosto, vedono una borsa. Una borsa da donna, di pelle scura, con la tracolla. Dentro ci sono dei documenti, intestati ad un nome che hanno già sentito. È quello della donna scomparsa da ormai 4 giorni. I carabinieri del nucleo operativo di Bologna arrivano verso le 14:30 e quello che vedono non è un bello spettacolo. Sullo spiazzo davanti al dirupo ci sono 4 gruppi di macchie di sangue, assieme a leggere tracce di pneumatici. C'è la borsetta e poi, oltre la linea del dirupo, sparso lungo tutta la discesa c'è tutto il resto. Ci sono i calzoni che Lea indossava quel giorno. Ci sono le sue scarpe. C'è il sacchetto con quelle 6 uova, intatte, ricordiamocelo, e quel pentolino che conteneva i resti del pranzo. Ci sono un paio di calzettoni rossi, arrotolati e rovesciati al contrario. C'è una sciarpa rossa. C'è un fazzoletto, piegato a triangolo, come per indossarlo, fermato da un sasso. C'è un paio di tronchesi, nuove. E poi c'è lei. Lea è a faccia in giù, semicoperta dal pietrisco della cava, distesa, con le caviglie appena accavallate, nuda dalla cintola in giù. Sulla testa, infilato in un solo braccio, ha il maglione e un giubbotto. Ha la camicia, la canottiera e in parte anche il reggiseno strappati sul davanti, però non è stata violentata. A parte qualche piccolo ematoma, non ci sono segni di colluttazione, neppure ferite da difesa. Anche gli orecchini, quelli li ha ancora, come pure gli anelli, 2 e una fede. E anche un orologio d'oro da donna. La morte, dice il medico legale, risale probabilmente alla notte stessa della sua scomparsa. Stretto attorno al collo, Lea ha un laccio da scarpa, il laccio di una scarpa da barca, di un numero compreso tra il 40 e il 45. Il laccio le ha provocato segni di strangolamento, ma non è di quello che è morta. Lei è morta perché qualcuno le ha sparato bruciapelo. A diretto contatto con la pelle nuda, un piccolo proiettile calibro 6,35 che le ha trapassato il cuore. Sul corpo, poi, ha anche i segni dei morsi dei topi che già avevano cominciato ad attaccarla. Com'è possibile? Com'è possibile che in una città come Bologna, in una normalissima sera d'inverno, una normalissima ragazza di 28 anni sparisce all'improvviso, a soli 5 metri dalla porta di casa, e poi la ritroviamo 4 giorni dopo, in una grotta, abbandonata ai topi, uccisa e seminuda? Questa non è una favola dei fratelli Grimm, questo non è un film di Roman Polanski, questa è la realtà. Com'è possibile? Andiamo a vedere. Andiamo sul luogo di questa favola nera, che non è una foresta incantata, non è una brughiera misteriosa, ma è una città come Bologna. È strana questa città. Basta muoversi appena, cambiare angolazione e questa città non assomiglia più neppure a se stessa. Partire da via Serenari, per esempio, da dove abitava Leonarda. Siamo abituati a conoscerla come una città di portici e tetti rossi, di negozi e di studenti, di traffico e rumore. Invece, a girarci attorno, questa città è campagna. Eppure sempre lei, è Bologna. L'autobus che gira qui è quello della linea urbana. La tariffa dei taxi è quella cittadina. Ma basta spostarsi di poco e Bologna sembra subito un'altra cosa. Anche un luogo misterioso, da favola. Poi svolti un angolo e ci sei dentro di nuovo, nelle sue luci e nel suo traffico, in questa piccola, strana metropoli che si estende oltre le mura, corre lungo la via Emilia e diventa grande quasi quanto una regione,
abitata da un popolo migratore che dorme a Modena, lavora a San Lazzaro e va a ballare a Rimini. Eppure sempre lei, è sempre Bologna. Ma è così strana questa città bellissima, è così strana che non c'è bisogno di girarci attorno per vederla diversa. Basta passarci dentro. Basta seguire i portici di San Luca, quegli occhielli gialli e silenziosi che salgono ripidi fino a un monastero misterioso e antico. Partono dal cuore di Bologna quei portici, dal centro della città, ma quando ci sei sotto, quando ci cammini dentro, è come se salissi verso un luogo che non esiste, lungo una prospettiva infinita di archi stretti, uno dietro l'altro, un tunnel fantastico e fuori dal tempo, che potrebbe portarti dovunque. È strana questa città. È così strana che riesce ad essere tante città diverse. Sembra una delle città invisibili di Italo Calvino, così diversa da se stessa che forse, come per Bologna, si tratta di città differenti che solo per avventura hanno avuto lo stesso nome. Non basta. Questa città non basta a spiegarci perché Lea sparisca in quella stradina residenziale e poi finisca in una grotta, esattamente al capo opposto della città. Come è successo? Chi è Lea? Lea è una ragazza di 28 anni, è sposata da un anno e mezzo e da 8 lavora come disegnatrice di gioielli in un noto atelier di preziosi di Bologna. È iscritta all'università, Dams Arte, anche se non frequenta. Però da un po' di tempo ha ricominciato a studiare perché vuole finire gli esami. Gliene mancano 3 o 4. Lea è una ragazza molto carina e simpatica, ma molto seria, molto riservata, riflessiva. Ce la racconta una sua amica, Anna Mastrolonardo, che Alessandro Riva è andato a intervistare per noi. Che tipo era Leonarda? Che passioni aveva? Che amori aveva? Era una ragazza proprio informata, riflessiva, insomma meditava sulle cose, aveva le sue idee anche politiche. A volte sembra un po' contraddittoria, nel senso che ecco anche qui dice a 17 anni, ho tante idee in testa, tanti sogni da realizzare, un carattere docile, forse estroverso, spesso sereno, ma niente di cui essere fiera e nulla di cui essere scontenta in questi ultimi giorni. Per cui si alternava questi momenti un po' anche forse di voluta solitudine, anche di malinconia, di introversione ad altri in cui invece era molto estroversa, le piaceva ridere, stare in compagnia. Nei suoi diari Leonarda si lamenta del proprio carattere troppo chiuso, che nasconde poi un'anima più sensibile in realtà. Era così Leonarda, un po' a due facce, contraddittoria anche? Sì, sì, è vero, era sempre molto sensibile, aveva la sua vena di romanticismo, aveva anche i suoi, forse appunto si confidava di più su questo diario, magari diceva che le piaceva un ragazzo e magari alle amiche non lo confidava, ecco. Amava dipingere, faceva paesaggi, soprattutto quando andava in campagna da lei, dove aveva questa casa. Sì, lei passava molte ore a dipingere così. Estroversa e simpatica, ma seria, malinconica e meditativa, romantica. E in fondo al cuore sempre quell'ansia sottile di fare qualcosa, di lasciare un segno. Un'anarchica alla rovescia, come è stata definita. Ma tranquilla, senza neanche l'ombra, neppure il sospetto di una doppia vita. Stimata e apprezzata da tutti, anche sul lavoro. Ce lo racconta Fabiano Martinelli, un suo collega all'atelier di Preziosi, intervistato da Lorenzo Viganò. Signor Martinello, da quanto tempo conosceva Leonarda? Dunque, io ho conosciuto Leonarda quando lavoravamo insieme nella ditta Hafner, penso dal 1975 fino all'80, quando io poi ho lasciato l'azienda. Quindi vi siete conosciuti sul posto di lavoro? Sì, sì. Io già lavoravo per quella ditta da numerosi anni, 10-15 anni sicuramente. E poi venne lei come disegnatrice. Era soddisfatta Leonarda del suo lavoro? Sicuramente sì. E aveva obiettivi, aveva aspirazioni, cosa voleva fare poi nel suo futuro? Ma io la ricordo come una persona molto riservata, quindi sicuramente non avrebbe raccontato
alle persone, diciamo a un semplice conoscente, quelle che potevano essere le sue ambizioni professionali. Diciamo che per quello che la conosco io nell'ambito dell'azienda si limitava a fare il suo lavoro, lo faceva a mio parere molto bene, e con un modo di essere riservati molto gradevole secondo me. L'ultimo, tra gli ultimi ricordi che ho, oramai ahimè, sicuramente divenuti vaghi dal tempo, però ricordo quando viaggiavamo insieme, dovevamo andare a fare viaggi di lavoro, l'andavo a prendere la mattina presto, molto presto, quasi notte sicuramente, e ricordo questa sua, la ricordo come una persona abbastanza timorosa, e ricordo che andavo sotto casa sua, gli suonavo, lei scendeva, e si accertava bene, insomma, prima di salire in macchina, che tutto andasse bene, come si dice, dato l'orario notturno, e poi andavamo. Si potevano passare anche ore senza parlare, però se si voleva si riusciva ad arrivare a un dialogo sicuramente. Se avesse avuto tempo, Lea avrebbe finito l'università. Forse avrebbe lasciato quel lavoro che cominciava a trovare noioso, e forse adesso starebbe insegnando storia dell'arte come la sua amica. C'è un passo nel diario che la famiglia ha fatto pubblicare per ricordarla, che racconta molto bene il suo carattere e le sue aspirazioni. Dopo l'inverno, finalmente un po' di caldo. Con il sole è più duro rimanere in ufficio a disegnare. Io voglio solo essere felice, per tutto il tempo che mi è possibile, il resto è tempo perduto. Parlo con me stessa perché negli altri non trovo risposte. Io voglio solo essere felice, per tutto il tempo che mi è possibile. Eccole le aspirazioni di Lea. Sono le aspirazioni di tutti. Una ragazza normale, senza il minimo cono d'ombra. E quel giorno? Cosa c'è in quel giorno che possa portarci da via Serenari fino a quella grotta sul monte? Cos'è successo quel giorno? Anna Mastrolonardo, lei era amica di Leonarda ed è anche l'ultima persona che l'ha vista viva. Ci vuole raccontare quell'ultimo giorno? Sì, Leonarda venne da me appunto dopo esserci messi d'accordo, previa telefonata, perché doveva portarmi a vedere dei piccoli gioielli che le avevo richiesto. A che ora venne da lei? Ma io penso che arrivò verso le 5 del pomeriggio. Mi fece vedere queste cose, scelsi un paio di orecchini e poi, siccome diceva che appunto aveva un po' di tempo libero, andammo insieme da una mia amica che aveva un negozio di abbigliamento. Era una ragazza che conosceva anche lei perché avevamo passato un'estate insieme, insomma la conosceva, aveva desiderio anche di salutarla. Siamo rimaste un po' da questa mia amica, si aveva un negozio nel quartiere, comprò una sciarpa rossa e poi tornammo a casa perché aveva lasciato la sua macchina vicino a casa mia. Poi facemmo altre due chiacchiere, ci lasciammo su via Mazzini, saranno state le 7:15 di sera. Quando vi siete lasciate, ricorda qualche cosa di particolare che vi siete dette? Mi ricordo che ci salutammo tranquillamente, poi disse adesso vado perché Nerio non sa neanche dove sono. Due o tre giorni dopo mi telefonò a casa la sorella chiedendomi appunto se Leonarda era venuta da me, perché avevano già fatto un giro di telefonate, nessuno l'aveva vista né sentita. Una ragazza normale, in una sera normale. Da via Mazzini, dove abita la sua amica, Lea attraversa tutta Bologna, fino a Casalecchio, dove scompare. Perché? In tutta la vita di Lea, lo abbiamo visto, non c'è la minima traccia di un cono d'ombra, di una doppia vita, il che porta ad escludere completamente qualunque strana storia di amanti e di ricatti. Lea non è stata rapita per essere derubata. Nella sua borsa non aveva molti soldi. Quegli orecchini, che doveva mostrare alla sua amica e che sono scomparsi, non costavano molto. E addosso ancora i suoi, assieme agli anelli e all'orologio. Un maniaco? Difficile. Le modalità dell'omicidio non lo fanno pensare. Certo, le hanno tolto i vestiti. Quei calzettoni, arrotolati e a rovescio, come se fossero stati sfilati dal basso. E poi quel laccio attorno al collo. Ma a parte questo, non c'è nessun segno di violenza. Certo, quella del maniaco è la prima cosa a cui si pensa. Bologna in quegli anni è una città molto strana. Ne abbiamo parlato con Riva e Viganò, che per noi hanno raccolto testimonianze e articoli di giornale. Alessandro Riva e Lorenzo Viganò sono due giornalisti, particolarmente esperti, tra le altre cose, di crimini e misteri.
i consulenti ideali per fare da memoria storica di quello che la cronaca può raccontare e andare sul campo a fare ricerche e raccogliere ricordi, dubbi e testimonianze. Allora, quello che dobbiamo vedere sono alcune notizie riguardo a questo caso. Allora, sì. Sì. Questo è un caso particolarmente misterioso, però anche particolarmente violento, duro e sicuramente inquietante. Insomma, sì. Un caso che fa paura. Il primo pensiero di tutti, come logico, è quello del mostro. All'inizio tutti pensano al mostro, al maniaco, tutta Bologna pensa al mostro. E oltre che Bologna, anche gli abitanti di Casalecchio, dove abita Leonarda. Noi siamo stati in via Serenari e abbiamo parlato con molta gente e tutti ci hanno confermato che in quel momento, dopo la scomparsa e soprattutto dopo il ritrovamento, c'è stata una vera psicosi, cioè tutti avevano paura anche a prendere la macchina, a scendere. E soprattutto, oltre che la gente, la stampa ha pompato molto la cosa, ha parlato, si parlava, ecco il maniaco assassino, tutti ne hanno terrore, il mostro era solo, e poi parlano in particolare di mostro del Dams. Certo, perché una vera e propria psicosi, quindi, sì, che investe sia la strada che la città stessa. Sì. E parlano di questo famoso mostro del Dams. Chi, sì, è il mostro del Dams? Cos'è? Sì, perché in realtà questo di Leonarda è il quarto delitto che coinvolge studenti del Dams. Era cominciato tutto nel dicembre dell'82 con Angelo Fabbri ucciso a coltellate. Giugno 83, Francesca Linovi, insegnante del Dams. E infine luglio 83, Liviana Rossi, non uccisa a Bologna né nei dintorni, ma su una spiaggia vicino a Catanzaro. Infine Leonarda Polvani, quarto delitto. È ovvio che coinvolge queste quattro persone, tutte persone dell'Ateneo, certo, del Dams, immediatamente scatta, dice: se c'è un'unica mano, ci sono delle analogie tra questi delitti, è un mostro che colpisce gli studenti, certo, e gli insegnanti del, certo, Dams. Certo, infatti, perché Angelo Fabbri era uno studente, Francesca Linovi era una professoressa del Dams, Leonarda e l'altra ragazza erano studentesse del Dams, che in quel periodo, non dimentichiamolo, era una delle facoltà che andavano per la maggiore a Bologna, esatto, sì, discipline delle arti, musica e spettacolo, la facoltà degli artisti, sì, in sostanza. Perché poi in realtà di analogie non ce ne sono. Perché allora pensare ad un mostro del Dams? Perché in realtà negli anni 80, all'inizio degli anni 80, il Dams è proprio una delle facoltà con più iscritti. Quindi statisticamente è ovvio che quattro persone coinvolte in omicidi che appartengono tutte e quattro al Dams immediatamente fanno notizia e quindi si pensa a un unico mostro che attacca e che uccide. Lasciamo da parte il serial killer degli universitari. Il mistero della morte di Lea sta tutto in quella grotta. In quella grotta buia appena un passo fuori Bologna, dove basta svoltare un angolo, allontanarsi un po' e non sei più in una grande città, ma sei in un mondo a parte, il mondo delle favole, di quelle nere, quelle che fanno paura. Allora andiamo in quella grotta e andiamoci assieme al commissario Silvio Bozzi, della Scientifica di Bologna. Cerchiamo di capirci qualcosa. Questo è un luogo molto simile a quello in cui è stato ritrovato il corpo di Leonarda. Abbiamo cercato di ricostruire i dati emersi dal sopralluogo tecnico. Cos'è successo qui dentro? Ma non è facile stabilirlo, però a mio avviso la povera ragazza è arrivata già cadavere qui, trasportata con un'automobile. Qua è importantissimo stabilire le informazioni, quindi che ci danno queste quattro massicce colature ematiche. Ecco, questa è la prima. Ecco, qua probabilmente il cadavere di Leonarda ha cominciato a essere trasportato, per me, da due uomini, non da uno, da due uomini. Come fai a dire due? Ma dico due per una ragione molto semplice. Vieni, andiamo a vedere questa goccia, secondo elemento fondamentale. Guarda questa goccia, guarda qua. Le due persone che trasportavano Leonarda, e poi, sì, vedremo perché due e non, sì, una, erano lentissime, lentissime. Perché dico questo? Guarda questa macchia, classica morfologia stellata, perché se fossero stati più veloci, più rapidi, non avremmo, sì, avuto una macchia di questa forma. La macchia sarebbe stata ben più allungata, a forma, certo, di punto esclamativo, quindi con la classica clava e il punto che avrebbe indicato la direzione della corsa. Perché dici due criminali, non uno e non tre, per esempio? Altra informazione, dataci sempre dall'analisi delle macchie di sangue. Perché penso che sia stata trasportata da due persone? E come? Ecco, due persone che la trasportavano così. Uno la teneva per le caviglie, l'altro per le braccia. Ecco, se no non potremmo spiegare, sì, in maniera ragionevole questa macchia di sangue, questa strisciata di sangue, formata appunto dai capelli intrisi di sangue che sono scivolati lungo questo masso. Ho capito. Quindi come il corpo era sospeso, sì, a una certa altezza, quindi non molto alto dal suolo, trasportato così, orizzontalmente, quindi dai due assassini.
badando più alla deambulazione lungo il sentiero abbastanza scosceso. Altra informazione sulla luminosità. Ecco, perché non tre ti chiedo? Perché probabilmente se ci fosse stato un terzo in grado di illuminare, quindi due, i due sarebbero stati più veloci, più rapidi, e quindi avremmo avuto una distribuzione del sangue ben diversa, quindi una morfologia delle macchie completamente diversa. Ho capito. Invece per quanto riguarda il corpo di Leonardo, il cadavere, la posizione del cadavere non è in grado di darci delle indicazioni molto precise sulle intenzioni degli assassini. L'unica cosa che ci dice è che c'è stato uno smottamento, ecco, di tutto questo materiale gessoso, asciutto, probabilmente dovuto alla risalita degli assassini, e il cadavere di Leonarda è rotolato. Questo ci viene dimostrato dalla posizione assunta dagli arti inferiori. Certo. Leggermente accavallata, certo, all'altezza delle caviglie e del polpaccio. Certo, ecco, come se avesse rotolato. E probabilmente questo rotolamento è stato causato da uno smottamento. Quindi non hanno cercato di coprirla, non hanno cercato di seppellirla con quello smontamento. Non solo non c'è stata la volontà di seppellirla, di coprire, occultare il cadavere, ma non c'è stata la volontà di nascondere o allontanare, portare da qualche altra parte i vari oggetti, il sacchetto, la tronchese, tutte le altre cose. E tutta questa massa di elementi fornisce un'idea agghiacciante, cioè di due signori che agiscono senza fretta, con enorme determinazione e in maniera dannatamente lucida. Non è stata rapita per motivi sessuali, non è stata rapita per essere derubata. E quando è arrivata in quella grotta, Lea era già morta. Perché? Attenzione, a questo punto c'è un elemento nuovo che entra nella nostra storia. Come in una favola, come in Cappuccetto Rosso di Perrault, a questo punto arrivano i lupi. In quei giorni, in quella strada di residenti, c'erano stati dei movimenti strani. Strani movimenti in via Serenari. Ecco, quali sono questi movimenti e cos'è via Serenari? Noi abbiamo provato ad andare in via Serenari, ci siamo appostati, stando lì a vedere qual è il movimento proprio nelle due ore più calde, insomma, rispetto a questo omicidio, e cioè dalle 18 alle 20. Intanto com'è via Serenari? È una via privata, a T, che finisce in prati, che tra l'altro scendono e arrivano fino al fiume, e si vedono proprio le colline. Ai lati della strada ci sono le case, che sono tutte case basse con dei piccoli giardini. E una via poco illuminata, quattro lampioni, solo sul lato destro, invece Leonarda Polvani abitava sul lato sinistro della via. Le auto sono parcheggiate, ci sono delle auto parcheggiate su entrambi i lati, ma sono poche. Perché? Perché quasi tutti gli abitanti in quella via hanno il garage, quindi il via vai è dato da persone tendenzialmente che arrivano o che escono da casa, ma escono o entrano in un garage. Ci sono pochissime persone che vanno a piedi, perché immediatamente scendono direttamente nei box, certo, prendono l'auto o viceversa quando tornano. In genere la via è abbastanza tranquilla, poche le finestre accese, quasi tutte con tapparelle abbassate, e il momento di massimo via vai si concentra tra le 7 e le 7 e mezza. Ecco, quindi una strada in cui non si sosta, una strada non di transito, quindi una strada che di solito si attraversa per entrare a casa o da qualche parte. Esatto. Cosa succede quella sera? Qual è il via vai in questa strada? Quella sera, per esempio, l'unico elemento strano che si nota, oltre al solito tran tran che abbiamo visto anche noi, è una macchina, una misteriosa macchina scura, una macchina che viene notata praticamente da tutti gli abitanti, o comunque da molti degli abitanti. La nota un ragazzo tra le 17 e le 18, con cui tra l'altro abbiamo parlato, e che vede prima dalla finestra questa macchina misteriosa fermarsi in fondo alla via, vede scendere un uomo, andare fino al campanello del numero 5 dove abitava Leonarda, guardare i nomi sui citofoni e tornare in macchina. Quella stessa scena è vista da un uomo sempre alla finestra, vede questa persona sulla trentina coi baffi guardare nei campanelli, tornare in macchina e andare via. La macchina fa diversi giri in quel momento. Più tardi una donna la vede tornare, accostare al marciapiede vicino al muretto, vicino alla casa di Leonarda, e fermarsi. Dentro ci sono tre o quattro persone, non si vede bene perché appunto è buio e ci sono questi lampioni che non illuminano molto, e però vede che ci sono queste persone che litigano tra loro, cioè discutono tra loro, e tanto che la signora dice: ma guarda questi qua che vengono a litigare proprio davanti al mio cancello. E poi la vedono altri. È comunque una presenza inquietante che tutti notano. Strani movimenti sotto casa.
Quella misteriosa auto scura ferma all'ingresso del garage di Lea tra le 17 e le 18. Ricordate, un uomo scende addirittura e va a controllare i campanelli proprio di casa sua. La stessa macchina scura alle 18.30, sempre lì, che 15 minuti dopo mette in moto e si allontana. Alle 20 circa, l'auto di Lea che imbocca la stradina, seguita da un'auto scura. E poi, quella signora che vede una persona dai capelli lunghi discutere animatamente con qualcuno, proprio in quella macchina scura. Non c'è dubbio. C'è qualcuno in quella stradina, qualcuno che sta aspettando Lea. Qualcuno che se la carica in macchina e se la porta via. Tra l'altro, in quei giorni, poco prima della scomparsa di Lea, una macchina era stata rubata in un quartiere di Bologna che si chiama Il Pilastro. E quella notte, la notte della scomparsa di Lea, quella macchina viene data alle fiamme, proprio in quel quartiere, Il Pilastro. L'hanno rapita Lea. Ma chi e perché? C'è un colpo di scena. Arrivano tre telefonate anonime ai carabinieri. La prima arriva alla stazione dei carabinieri di Casalecchio. A raccoglierla è un giovane carabiniere ausiliario. Un uomo dice di essere passato davanti alla grotta della Croara, a quella grotta e quella notte, e di aver notato una macchina. Dice di aver visto la targa e di ricordarla benissimo e l'ha detta al carabiniere. Un'ora dopo arriva un'altra telefonata anonima al nucleo operativo di Bologna. È lo stesso uomo, che dice di temere che il giovane carabiniere non abbia capito bene e ripete le stesse cose: la grotta, la macchina, la targa. Poi, il giorno dopo, una terza telefonata anonima, lo stesso uomo, che aggiunge qualche particolare. I carabinieri individuano il proprietario della macchina. Quella macchina appartiene al proprietario di una discoteca. Poi succede una cosa strana. Il proprietario della discoteca incontra nel suo locale uno di quei carabinieri, quello del nucleo operativo, quello che ha ricevuto la seconda telefonata. Il proprietario dice al carabiniere di sapere perché è stata uccisa quella ragazza che è stata ritrovata due giorni prima in quella grotta. Dice di conoscerla quella ragazza e dice che è stata ammazzata per un motivo che riguardava il suo lavoro nella gioielleria. Il proprietario viene naturalmente indagato, ma a suo carico non si trova nulla. Lui nega tutto, anche di conoscere quella ragazza. I testimoni, quelli della strada, non lo riconoscono in quegli uomini che sono stati visti in macchina quella sera. E poi quelle telefonate, così insistenti, così precise nel ricordare un numero di targa visto di notte a quell'ora con quel buio. E poi perché notarla, una macchina ferma al ciglio della strada? E perché ricordarsi il numero di targa? Quelle telefonate sono sospette. I magistrati avanzano anche il dubbio di un depistaggio. E la cosa finisce lì. Passano due anni di silenzio, poi un altro colpo di scena. Uno spacciatore, che è stato arrestato per l'omicidio di un altro spacciatore, si pente e dice di sapere chi ha ucciso Lea. Accusa tre pregiudicati della cosiddetta malavita del Pilastro. Lorenzo Viganò è andato a intervistarne uno per noi. Carmelo, lei conosceva Leonarda? No, assolutamente no. E allora come mai è entrato in questa vicenda? Perché due pentiti, per evitarsi la galera a loro, hanno fatto il mio nome, non so perché, è una vicenda un po' così labile. Non ha mai pensato, non ha mai trovato una risposta a questa domanda, su come mai abbiano fatto realmente il suo nome? No, questo no. Ho provato a pensarci, ma lo sapranno loro sicuramente. Lei era in carcere al momento? Quando è successo? Quando i pentiti hanno parlato? Sì. Stavo già pagando una rapina precedente. Senta, e i pentiti hanno fatto anche altri due nomi, quelli di Alboino e Pesci. Sì. Lei li conosceva? Sì, li conoscevo. In che rapporti era con loro? Sono stato in cella con loro. Ma avevate, li conosceva già prima del carcere? No, li ho conosciuti in carcere. E quindi non ha mai avuto rapporti oltre il carcere con loro, altri rapporti, diciamo così, d'affari? No. Il pentito fa parte di un giro di spacciatori che appartiene alla malavita bolognese. Dice che un giorno uno dei suoi compagni
gli ha parlato di una grotta nella quale sarebbe stato ritrovato il cadavere di una donna. Il compagno gli ha detto di essere stato avvicinato dai tre pregiudicati, che gli avrebbero chiesto di aiutarli a rapinare una gioielleria nella quale lavorava la donna. La donna che lavora nella gioielleria, naturalmente, è Lea. Il pentito fa di più. Dice che uno dei tre pregiudicati gli ha raccontato esattamente la dinamica dell'omicidio di Lea, portata nella grotta, legata, torturata e uccisa perché non voleva collaborare alla rapina. Dopo l'appello cos'è accaduto? Dopo l'appello è accaduto che ho passato un anno bruttissimo, mi sembrava di morire, che oramai tutta la mia vita me la vedo in carcere. E niente, poi mi fissarono la Cassazione, avevo questa speranza, sentivo dire in quel periodo che la Cassazione poteva anche annullare il processo, sentivo dire, leggevo, ma erano dei casi abbastanza rari. Niente, la Cassazione mi annullò l'appello per mancanza di motivi in sostanza. In Cassazione le accuse ai tre pregiudicati non reggono. Il compagno del pentito non conferma le sue dichiarazioni. Il pentito, quando fa riferimento alla grotta della Croara, si confonde e parla del Farneto, un'altra località in cui è stato trovato un altro cadavere, ma di Angelo Fabbri, un altro dei delitti del Dams. Troppa confusione. La Cassazione assolve due dei tre pregiudicati e attende che il terzo ritorni dalla Germania, dove è detenuto per rapina, per processare anche lui. Le indagini, intanto, tornano al punto di partenza. Sembra un film. Sembra Fargo, dei fratelli Cohen. Lea è stata rapita da qualcuno interessato al suo lavoro nella gioielleria. Ma da chi? Lupi. Non quelli delle favole, lupi mannari, quelli dei film dell'orrore. Lupi metropolitani in una città come questa, che ancora più delle altre, non è mai soltanto quello che sembra. Una città che basta guardarla da un altro punto di vista e non assomiglia più neanche a se stessa. Bologna ha un cuore misterioso che pochi conoscono. Non è lontano e per arrivarci bastano pochi gradini nascosti dietro una porta nel centro della città. Pochi metri e non c'è più Bologna, niente più portici, niente più traffico o gente. È sottoterra il cuore nascosto di Bologna, sotto le strade, sotto i palazzi, e lì, tra le fognature e i canali che la percorrono, questa città sembra ancora più diversa da se stessa. È tenebrosa e sinistra come in un racconto di Edgar Allan Poe, affascinante e bellissima come in una storia nera di Victor Hugo. Sembra i misteri di Parigi, di su, un'altra cosa, qualunque cosa, ma non Bologna. E invece è sempre lei. È la città d'acqua che era una volta, con la sua rete di canali navigabili che oggi non si vede più, con le case e le strade che oggi sono scomparse, ma che hanno lasciato un segno sottoterra, negli archi delle fognature, nei mattoni umidi delle fondamenta, che là sotto sono rimasti immobili e nascosti. Una città strana, che non assomiglia neppure a se stessa, perché non è solo tante città diverse Bologna, non è soltanto le città di oggi, così differenti le une dalle altre, ma anche tutte le città che è stata una volta, indietro, nel cuore del tempo, sottoterra. Facciamo un'ipotesi. All'inizio della nostra storia abbiamo lasciato Lea in quei 5 metri che vanno dall'uscita del suo garage al cancello di casa. I 5 metri in cui è scomparsa. Torniamo là. In quei 5 metri c'è una macchina che l'aspetta. Una misteriosa macchina scura, la macchina dei lupi. La bloccano e la costringono a salire in macchina. Lea non sarebbe mai entrata da sola in una macchina con degli sconosciuti, quindi devono obbligarla, ma senza troppa violenza, perché nessuno in quella stradina tranquilla vede o sente niente. Forse mostrarle una pistola è sufficiente per paralizzarla e tirarla rapidamente dentro. O forse hanno usato un espediente. Forse uno dei lupi le ha mostrato un tesserino falso naturalmente. Non sarebbe il primo a Bologna e in quegli anni a compiere crimini con la scusa di far parte delle forze dell'ordine. C'era stato un furto 2 mesi prima, nell'oreficeria in cui Lea lavora. Dobbiamo parlare, per favore ci segua. Lea avrebbe citofonato al marito che l'aspetta,
Ma forse i lupi hanno una buona scusa. Forse le dicono che è successo qualcosa proprio al marito. Cosa è successo dopo? Che strada hanno fatto? Poco dopo, al bivio, possono aver voltato a destra e allora c'è la tangenziale, che quando ci sei dentro puoi arrivare in qualunque parte di Bologna, come in un'autostrada. Però attenzione, sono le 8 di sera e a quell'ora la tangenziale potrebbe essere intasata. Allora puoi voltare a sinistra, fare solo un pezzettino di Casalecchio e poi prendere per via Porrettana e arrivare fino a San Luca e da lì puoi anche scendere fino a via Saragozza, vicino a dove sta la gioielleria, attraversando quella Bologna che non sembra più una grande città. Ma campagna, montagna addirittura, un altro luogo, una foresta incantata, quella delle favole. Perché ci vuole tranquillità per attuare il piano, tranquillità e isolamento. Il piano è quello di costringere Lea a dargli le chiavi dell'oreficeria e a rivelargli la combinazione della cassaforte. Oppure andare con lei fino all'oreficeria, suonare, fare scendere l'orefice e farsi aprire con una scusa. Oppure farsi dire quando l'orefice esce con il campionario. Quel campionario che, dicono, vale almeno 1,5 miliardi di allora. Solo che queste cose Lea non le può fare. Lea non ha le chiavi dell'oreficeria e non conosce la combinazione della cassaforte. E in quei giorni l'orefice non è neanche a Bologna. Sono cattivi i lupi, sono feroci, ma non sono bravi. Sono come i personaggi di Fargo, dei fratelli Coen. Hanno preso la persona sbagliata. A questo punto bisogna rimediare. Si può riportare Lea a casa, oppure la si può lasciare lì, e invece no. Perché c'è un particolare molto inquietante, quelle Tronchesi. E poi ce ne sono altre di particolari. Torniamo alla grotta. Facciamoceli raccontare dal commissario Silvio Bozzi. A questo punto io mi chiedo, quando hanno rapito Leonarda, i banditi avevano intenzione di ucciderla? Ma i banditi hanno dato prova di grande organizzazione, grande capacità organizzativa. Capacità organizzativa non solo per commettere il crimine, ma anche per allestire una specie di messa in scena, io la considero tale almeno. Ecco, perché dici capacità organizzativa? Ma innanzitutto la Tronchese, trovata là vicino all'ingresso, sì. È troppo grande e troppo piccola, poi nuovissima, quindi proprio adatta, perfetta per tagliare quel tipo di filo spinato. Quindi che sembra presa apposta. Di rete metallica, certo. Poi, altro elemento fondamentale, la scelta del posto. Certo. Questo mi fa pensare che ci siano state tutta una serie di preventive ricognizioni, di sopralluoghi da parte dei criminali. Poi, l'elemento fondamentale, a mio avviso, è rappresentato dalla scelta dell'arma, la 735. Perché 735? Piccolo calibro. Sembrerebbe inoffensiva, però è micidiale se esplosa... Certo, a distanza ravvicinata e a lei hanno sparato proprio bruciapelo. Infatti, ecco, guarda, questa è una cartuccia 735, apparentemente innocua. Certo. Ecco, a me sembra un proiettile molto piccolo che quindi non è adatto ad uccidere. Perché dici che la pistola fa pensare invece che avessero intenzione di uccidere? Particolare importantissimo questa pistola, ribadisco. Perché pistola piccola, facilmente occultabile, sì. Che però non poteva rappresentare una minaccia. Al buio, sì. Probabilmente l'hanno uccisa nella macchina, sì. Quindi non poteva... costituire un motivo di spavento. Certo. Probabilmente era minacciata, quindi sotto tiro da parte di un'altra arma, ben più visibile. Sì. Ecco, al buio, così si confonde addirittura con la mano. E poi, fondamentale per altri due motivi, l'aspetto acustico, quindi poco rumore, quindi sì. Se è stata uccisa nella macchina come penso, un altro tipo di pistola avrebbe provocato un rumore enorme, quindi un fracasso, quindi un rumore che avrebbe sicuramente danneggiato l'apparato uditivo di tutti i presenti. Ho capito, quindi non solo per non farlo sentire fuori, ma anche perché si sarebbe sentito troppo dentro. Certo. Ho capito. E poi rispondeva a un'altra esigenza. Loro contavano sul fatto che il 635, sì. Questo piccolo proiettile, non trapassasse il corpo della povera Leonarda, quindi rimanesse lì. Evitando, eliminando completamente il rischio di ferimento reciproco. Certo, e quindi, anche di bucare la macchina, certo, ovviamente. Che lo stesso proiettile rimasto incastrato in qualche pezzo della macchina. Quindi scelgono una pistola apposta, che non è quella che useranno per minacciarla, e che è una pistola che per le sue caratteristiche può essere usata in un ambiente chiuso, non fa tanto rumore, spara un proiettile micidiale ma che non esce e non crea danni. Allora volevano veramente ucciderla, Leonarda? Ma penso proprio di sì. Ma perché l'hanno spogliata? Ma ti avevo accennato a una messa in scena prima. Ecco, questo è uno degli elementi che mi fanno pensare a una messa in scena. È stata spogliata, ma non c'è alcuna traccia di violenza, alcun elemento che fa lasci pensare a atti di libidine o violenze varie. Niente, niente di niente. Perché, appunto? Infatti. E altro elemento importante, la borsetta che hanno lasciato vicino all'entrata. Perché? Aperta con tutti i documenti della ragazza. Esatto.
dimostrando un totale disinteresse per il ritrovamento del cadavere, per il tempo del ritrovamento del cadavere, perché avrebbero potuto tranquillamente, per depistare le indagini, disorientare tutti coloro che cercavano la ragazza, certo. Avrebbero potuto farla trovare dall'altra parte della città. Certo, nasconderla. Invece non l'hanno fatto. Quindi tutti questi elementi mi fanno pensare a questo. Cioè loro sono venuti qua solamente per uccidere la povera Leonarda, mm-hmm. e per garantirsi una via sicura. E si sono dimostrati sicuri, decisi e organizzati, sia per quanto riguarda l'arrivo, sia per quanto riguarda la via di fuga. Le tronchesi pronte per tagliare il filo spinato, quella pistola di piccolo calibro. I lupi mannari, avevano già deciso di uccidere Lea fin dal primo momento. Lea era condannata fin da quando l'hanno fatta salire in macchina e l'hanno messa a sedere tra di loro. Perché? Forse avevano paura che riconoscesse qualcuno. Forse quel falso tesserino doveva servire ancora. O forse, semplicemente, erano soltanto feroci. Inutilmente feroci, perché anche se la minacciano, anche se le stringono quel laccio attorno al collo, in macchina, in uno spazio ristretto in cui è facile tenerla ferma, senza che si produca quelle ferite da difesa, che infatti non ci sono, anche se le strappano i vestiti davanti, lei non vuole e non può aiutarli. Così le appoggiano la pistola sulla pelle, proprio sul cuore, e sparano. Poi la portano fuori dalla macchina, le tolgono i calzoni per un rudimentale tentativo di depistaggio, la scaricano nella grotta, le lanciano dietro tutto quello che le appartiene e se ne vanno, lasciandola là, ai topi. È un'ipotesi. E come tutte le ipotesi può esserci del vero e possono esserci degli errori. Il caso di Leonarda, il caso di cronaca, non la favola, resta un caso irrisolto. Resta il mistero di Lea, finita per errore in quella grotta buia assieme ai lupi. Lea, che era una ragazza di 28 anni, con un'aspirazione molto semplice, un'aspirazione che abbiamo tutti, essere felice.